Abbiamo considerato come notizia di reato alcune indicazioni giornalistiche e lavoreremo su quelle con i mezzi tecnologici che oggi la Guardia di Finanza, i Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato sono in grado di disporre. Traffico di rifiuti a carico di ignoti. È l'ipotesi di reato in base alla quale la Procura di Lecce ha aperto un fascicolo d'inchiesta, i cui accertamenti sono delegati ad un gruppo interforze composto dai Carabinieri del NOE, dal GICO della Guardia di Finanza e dal Corpo Forestale dello Stato. Il tutto con l'ausilio della migliore tecnologia in fatto di rilevamento di metalli dal sottosuolo, con un rilevatore di aerofotomagnetometria che sarà appeso con un cavo agli elicotteri delle tre forze delegate a procedere. Le aree interessate dai rilievi saranno non solo quelle indicate a suo tempo dal pentito Galati, ma anche tutte quelle ulteriormente segnalate nel frattempo o in corso d'opera. Un'operazione verità con l'obiettivo di sgombrare il campo da ipotesi fino ad oggi infondate di traffici illeciti di rifiuti provenienti dalla Campania e soprattutto di tranquillizzare l'opinione pubblica. Faremo questo non perché siamo convinti che chissà che cosa ci sia lì, ma perché è corretto controllare fino in fondo. Ovviamente una volta che si parte con un lavoro interforze sul territorio per controllare eventuali discariche sotterranee, il lavoro verrà gradatamente esteso a